ora stai arrivando a sto comune. Tempo che cerco e trovo un finestrone. Stendo le guance e la chitarra piglio, beve contare la vita ad un nobile figlio. Scendete gente, scendete, mi scantate. Niscite fuori, avvicinate. Portatevi le seggi allo sirino, che stasera vi conto la storia d'un mero galantone. Manca vi ha fatto ancora 50 anni ed era di tutti conosciuto, ni che ranne. Parlava di giustizia e libertà e la gente la scutava non masata. Facia un maestro elementare, ma paria un avvocato difensore. Alle cristiane via lo pensiero, perché sapia che non potevano campare. Tempi tinti di superchiaria, mi diano di giornata a pubblicia, spagliavano pompane e una cipuggia, trattate come bestie alla vardella. E sempre mi hanno a dire servoscienza, allo patrona, allo campera, all'eccellenza. Con l'occhio in terra e la coppola a mano, a dinocchione, per fare il bacio a mano. All'intro sta cosa non ci quadrava, la gente disprezzata non sopportava. Puria che l'abbracciante venisse rispettato e lo suo travaglio giustamente ripagato. Per dire chisto ci perse la vita, la sua moglie e figli stata a strada. Patrona e gabellote gettaro la sciorta e l'ammazzaro davanti alla sua porta. Questa è la storia che vi voglio contare, di cui la vita volse consacrare, la storia di cui non si dette vinto, lo fatto di Lorenzo Panepinto. State attente che comincia la poesia. Semmo delle terre di Santa Rosalia. Facete conto che fosse di mattina e venissimo le fasi di Puschina. Nagevo aveva fatto matinata perché ne sinna scorrere lavore. Si guadagnava la scarsa mangiata facendo sacrifici alle gracone. Lo piccilino scuetavo vecchio, sentenno di lontano per le tozze. Erano cavalieri misacrocchio che giravano le campagne e lo terrozzo. Di petto un uomo giovenoso e bello, con una portanza di vera nobiltà. Quando venga scendete lo cavaggio e disse ste parole spiccicate. Domani mannate la geva la scuola, che si raggiunge un discorso importante. Non si può a così nico attaccare alla mola, ma va a sapere leggere e fare le conti. La scuola va ad essere per tutte, così tutte possono votare, mascole, femmine, vecchie e picciotte, sembra le cose a mancaggiare. Giusto sarebbe caro Don Lorenzo, se non avesse nate quattro mucche, lo cappellotto e cane di Magonzo, ma roba lo frumento con le ciocche. Pretende la cucina e la cannila, avere ligge fatte su misura, per ne lassare in casa di Tia e tenere la famiglia di loro. Ossia non sava scoraggiare, già pigliamo lo fega la maestra, le cose stanno per cacciare, potete seminare quel gesso. Facemmo una lega contadina e levammo di versare la cappella, tutti insieme la pagammo le patrona e scendemmo le campere di una cella. Thank you.
Mentre a così parlava Don Lorenzo, un uomo de lontano lo guardava, pigliava dalle mani lo moschetto e faceva l'attigio, come si sparava. Chisso se merita una chiumata in testa, disse a un altro che l'accompagnava. L'amma a preparare per la festa e sputando in terra lo mulo cacciava. La scena si sposta allo paese. La scena si sposta allo paese, case tirrane che parino pertusa, la crapa, lo scecco, lo feno, la paglia, lo pace e la madre, lo figlio e la figlia. La picciotta, la sua mamma, ci faceva di contrappunto, aveva inteso giorno prima che parlava pane pitto, libera, gomme, quaderni e matite, alle caruse si andare a regalare. A somma ci diceva non si scantare, tempo noi viene a arrivare, hanno a mettere le scuole popolari e così tutti hanno a poter studiare. Le patrone hanno a canciare, ogni d'una va a campare e pagando la cappella, anche se non ci conviene, quando all'ultimo arrivoglio lo vendiamo sullo terra. A così stanno facendo Prenzetano e Memonese. E domani, 1° maggio, c'è comizio allo paese. Venne cato ogni contrata, per ascoltare la sua voce, si arrecampano pensina della Chiana delle Greci. C'era una fanfarra accomodata che arrangiava musica del ballo, qualche nota ne scivi destonata, ma un popolo aspettava lo castello. Quando parlava, Don Lorenzo si scantava delle facce del bronzo. Dicea le verbe con lo cuore in mano, o quanto fosse bello ad ognuno lo suo pane. Non era mai adirato, parlava di giustizia, lo pane e lo coraggio mancava la letizia. Davanti alle cristiane con la vita trista, ci disse di accettare la causa socialista. Lo si dice mai a prima sera, lo tempo scuro e luna non c'è nera. L'empi scelarata e traditura non mose raggiumare le lampera. Un prisco sentise di lontano, do corpo di moschetto come un trono. Pigliato un petto, un chino cade davanti a nato cristiano. Maria sente di dintra la ciantona, le scale va Satana a ruzzoluna, fora si porta con pensieri ditto, capotte l'ammazzare a pane pitto, lo trova a terra all'ultimo istamine, ci piglia la testa e si mise a denunzione, Maria la beggia madre con un Cristo morto, a Ibra domandava se avesse fatto torto. Cocò, donne, che verso nate, che male ha fatto per te fare chiesto? Le cristiane ti vogliono tanto bene, a 1° maggio battiano le mani. Provvidenza ne scì in mezzo alla strada, mise un piede fuori e fu scansata. D'un uomo strammamente incappeggiato che portava a spada un moschetto revotato. Tempo di niente si fece fuga, la gente fu rumisi spada a spada. Un uomo bagnava la mano dello sangue, l'appoggia alla stampa dello muro bianco. La nuova corre come lo vento, Catania, Roma, Palermo e Agrigento, di dintra e di fora, di capo e di sutta, mascolo e femmine alla connotta. La vara passava in tutto lo paese, la conducevano a mano la madre Stefanisi. Era scoperta e di vellute russe perché lo sacrificio non si scordasse. Lo ministro, un capiavo torna conto,
perché avessero ammazzato a pane pinto. Dette in carica le carabinera per capire se era fatto di campera. Non sai che quella banca erano le teste scoccecate, gambellote a fettaiole stendiano ammenazzate. Il prefetto d'Agrigento, dopo qualche zavuglione, annunciava lo ministro che arrestare ad Anzalone. Giorno prima provvidenza s'era fatta risoluta, si prontava la caserma per puntare la mattata. Un signore ben vestito, con col bacco e la cappotta, incrociava nella via, nelle mani la schioppetta. Dopo 3 anni comincia lo giudizio, Cape Maria Sala sarà nato supplizio. Lo levano pilligi da Agrigento, lo portano a Catania lo momento. Pensavano che se no trafecuso le paesane non avessero arrivato, troppo lungo lo viaggio e avventuroso, e picchisso non l'avessero affrontato. E invece pigliarono carretto fino all'Ercara, a Catania ci arrivarono con lo treno, tutte le testimoni fecero figura, ma gli udici avevano un corpo lo veleno. Pensino l'avvocato di famiglia si ritirarono della buona battaglia, stimavano le prove insufficienti e ad Anzalone lo dettero innocente. Ben fame fu pigliata a provvidenza, sfuttuto fu magari cammarata, dopo una settimana fu data la sentenza che a capo pane pinto ci mise una valata. Ma lo popolo non si volse rassegnare e a Don Lorenzo non se lo poté ascoltare. L'omene l'aviano come un frate, i bimbi lo rispettavano come un padre, e come per le sante giuste e buone ogni anno si fa processione, si piglia un ritratto alla bandiera e per 2 giorni si adora andare pura. Viaggio se ci fa lo cimitero per ci portare una cuna da loro, forte ancora si sente la sua voce che ne mette a tutti con lo cuore in pace. La scuola aveva ad essere per tutte, per capire il giusto insegnamento. Rispettando la legge le comande, abbattemmo ignorante e prepotente. Quando tutte le figlie avranno un libro, quando tutte le figlie avranno un pane, allora comincia una storia nuova, allora saremo vero cristiani. Chiamiamo subito nel parterre, si chiama questo? Il sindaco.